Da una settimana praticamente che in Irpinia stanno verificando una serie di incendi, alcuni anche molto vasti, vedi Aquilonia. Quanti di questi sono di origine dolosa? Beh, questo è difficile stabilirlo, nel senso che voi sapete che c'è anche una differenziazione di incarichi e di funzioni sull'aspetto di polizia giudiziaria e di prevenzione. C'è un'attività che è portata avanti dai carabinieri forestali da questo punto di vista. Io vi posso dire che gli incendi non vengono mai per cause naturali, c'è sempre dietro la mano dell'uomo, volontaria o involontaria, però c'è sempre dietro la mano dell'uomo, a meno che non si tratti di un fulmine, ma non sono certo queste le condizioni, per poter dire che l'incendio boschivo è stato generato da un evento naturale. Al momento siamo in una fase ancora di condizioni ordinarie. È ovvio che questa situazione di caldo particolare a noi ci preoccupa non poco. Io dicevo prima a chiamare sempre il 115 ogni volta che si avvista anche un semplice principio di incendio, però ci sono delle pratiche da tenere sempre in mente. Penso ad esempio quando si va a fare un picnic, il barbecue, utilizzare soltanto l'aria idonea, spegnere sempre con acqua una volta utilizzato il barbecue, i mozziconi di sigaretta, la pulizia l'abbruciamento, tutte queste attività vanno assolutamente tenute sotto controllo perché con questa temperatura, ripeto, la velocità di propagazione è elevatissima.